Buon pomeriggio a Daniele Lomonaco di Il Romanista. Ciao Daniele. Eccoci qua. Ciao Guglielmo, ciao Piero, buongiorno. Ciao, a tutti. Ciao Daniele. Come stai? Una passeggiata di salute, Daniele. Piero sta già pensando alla semifinale. Mi pare l'atteggiamento giusto. Quella del Barcellona, vero? Bisogna guardare avanti. No, no, però insomma, io non sono abituato a fasciarmi la testa prima, fermo restando che, per carità, stiamo a parlare. Gioca sempre in 11. Lo so. Pallone 1. Loro ce n'hanno uno e ne vale 4-5, però, Quello è vero, quello è vero. Però dico, cioè, perché speriamo, oltre al fatto di sapere che a ogni qualificazione di Champions ci arrivano tanti soldi, no? Perché uno poi spera di passare il turno, di qualificarsi, di andare avanti per fare queste partite qua. Io ho sentito dei commenti oggi di gente che non vuole andare, che non vuole vederla, che non, bene, ok, cioè, secondo me si può fare benissimo una scrematura in questi momenti. In quel caso se fa l'Europa League, no? Appunto, ma se può anche sta a casa, cioè non si fa niente, oppure si fa un buon campionato di Serie C, di Lega Pro, ci sono tante squadre che si possono rifare, che non ti prevedono patimenti di nessun tipo. Io non lo so, ti dico, io sono molto contento che ovviamente che la Roma sia a questo livello. Chiaramente stamattina speravo in una sorte migliore, perché chiaro era possibile. Perché era possibile affrontare anche squadre, diciamo, di livello non eccezionale come questo Barcellona. Andiamo ad affrontare una squadra eccezionale. Il vantaggio. Però, Daniele, te che sei un barcellonologo, secondo me, rispetto agli anni passati, al Barcellona di Luis Enrique e al Barcellona di Guardiola, questo è un pizzichino, un gradino sotto. Ma è fuori di dubbio questo. Io quando l'altro giorno abbiamo parlato di Barcellona-Chelsea, chi ha visto Barcellona-Chelsea sa benissimo che il Chelsea ha giocato a calcio e il Barcellona no. Il Barcellona ha vinto 3-0 perché c'era un marziano e il Chelsea no. Anzi, c'era un porta uno che purtroppo ha sbagliato la serata, diciamo, no? E quindi... Ma il virus dell'influenza è arrivato in Spagna? No, per me andiamo a giocare contro i migliori. E io spero, anzi ne sono sicuro, ma il mio auspicio è che la Roma vada ad affrontare la sua partita con la splendida identità che le ha dato Luis Enrique, che ha dato, vedi, lapsus. Che le ha dato di Francesco, no? Perché occhio, ho sperato in quegli anni che fosse che potesse. Sarebbe bello sentirlo Luis Enrique a proposito di questa partita. Sì, non ci cascherà, ma no, non cadrà mai in questa trappolona. c'è una squadra, è scomparso completamente dai radar, però io so dove sta. Diccelo. Sta nell'emisfero meridionale di questo pianeta. Sta fa Decathlon. L'emisfero meridionale, che ci ha dato l'indizio, grazie. Ci potevi sulla terra e siamo lì più o meno. Dai. Basta fare 2+2. Vabbè, 2+2 ho fatto. Infatti. Però, non so se ci sta ancora. Si può permettere la Roma o qualsiasi altra squadra di andare a giocare con una propria identità al Camp Nou? Quello deve fare. Si deve permettere. Chi non lo fa perde in partenza. Io ho visto Barcellona-Girona, una splendida partita. Il Girona ha preso 5-6. Okay. Bando alle solite ironie. Io cerco di fare un discorso, diciamo così, che vada al di là delle ironie scontate, perché altrimenti, cioè, io quando c'è da scherzare e da ridere sono in prima fila, lo dico sempre. Su certi argomenti poi, quando se vogliamo parlare seriamente, secondo me si può parlare seriamente. Il Girona ha fatto una splendida partita contro il Barcellona, gli è andato tutto male, tutto storto, ma ha messo fortemente in difficoltà il Barcellona fino al gol del 3-1, poi è crollata completamente, a quel punto si è completamente consegnata. Ma è stata una partita vera tra due squadre che sapevano esattamente quello che devono fare, col Girona che sembrava il Barcellona e il Barcellona in difficoltà. Poi dice, ha perso 6-1, ma è attraverso le partite così che cresce. Infatti il Girona è una splendida realtà, una squadra che non conosceva nessuno fino a un po' di tempo fa. Il Celta Vigo è una splendida realtà, perché sono squadre che stanno andando avanti attraverso la forza del gioco e attraverso l'esempio. Non a caso hanno fortissime influenze, chi catalane, perché appunto Girona perché è catalana, il Celta Vigo perché è allenata da un signore che abbiamo visto tante volte anche da un suo sulla panchina del Barcellona. E attraverso questo queste squadre stanno crescendo fortemente, così come sta ancora oggi in un momento di crescita la Roma,
non rispetto all'anno scorso, perché quest'anno ha ricominciato sostanzialmente da capo la Roma, però dicevo, le squadre che vanno lì e dicono oddio, c'è il Barcellona, facciamo due linee da cinque, rinunciamo completamente, quelle sono squadre che sfondano, non c'è salvezza. Magari perdi 3-0 perché quel giorno prendono tre pali e il portiere fa sei miracoli, ma non è che il 3-0 che così è più dignitoso di un 6-1, di un 5-1 preso in maniera differente. Secondo me è il contrario, perché tu non puoi limitarti a pensare a quella partita e basta. Tu devi pensare a devi avere un obiettivo un po' più grande nella tua vita, che non è solo quello di dimostrare un giorno che sei qualcuno, ma che devi dimostrare nella vita di essere qualcuno. E se qualcuno questa Roma può diventarlo, è perché nella vita, cioè parliamo del segmento di vita di questa stagione, sta dimostrando di andare a affrontare la stessa partita con il Napoli e con il Benevento, con lo Shakhtar Donetsk e con il Karabag allo stesso modo. Io ho riso molto in questi giorni quando leggo analisi che secondo me non sono molto approfondite a proposito dei cambiamenti tattici della Roma di Francesco, che non ha cambiato in niente, anzi è più offensiva oggi che all'inizio della stagione, perché oggi ha meccanismi più raffinati. Ovviamente devi rispettare gli avversari, perché un pugile che va a affrontare un pugile più scarso di lui si può permettere delle cose. Quando vai a affrontare uno che sai che è strafavorito rispetto a te, devi avere delle accortezze, ma questo non significa che a quel punto ti metti con le braccia sopra la testa e aspetti che passi il più velocemente possibile il tempo che ti divide dal gong. Devi fare quello che cerchi di saper fare, e se sei uno che sa attaccare a pugilato, vai anche ad attaccare contro il Tyson della situazione. Tanto perdi lo stesso, probabilmente, perché la Roma perderà lo stesso. Ma se rinuncia alla tua identità, perdi due volte. La Roma non rinuncerà alla sua identità. La Roma con la palla a Ter Stegen la vedremo di là, la vedremo da quella parte, la vedremo a cercare di impedire di cominciare l'azione, perché questa è la Roma. E sono straorgoglioso di questo, perché io godo tutti i giorni, perché non godo solo durante le vittorie, io godo sempre quando vedo la Roma giocare in questa maniera. Poi mi dirai, ma c'è la controprova, potresti prendere... Io l'ho vista la Roma che andava da Barcellona a difendersi. Cioè eravamo, sei, quanto è finita? 6-1. Appunto, vatta a difendere, sei una presa. Adesso io sono molto curioso di vedere questa partita. Secondo che te... sicuramente finirà male per la Roma, ma sono molto curioso di vederla. Secondo te il punto di riferimento per andare lì al Camp Nou deve essere la Roma che ha giocato a Napoli? Certo. No, perché poi diciamo no, pure te, anzi te mi dici sempre, il Napoli è un po' un Barcellona italiano. Sì, è finita 4-1 a Roma, certo lì interpreti. No, io Piede voglio bene, quelli c'hanno Insigne e quell'altro c'hanno Messi. Insigne è il signor giocatore? No, sì, ma certo, Messi non è paragonabile a nessuno, perché Messi è un marziano, Insigne è un ottimo giocatore. Messi è un marziano. Ragazzi, quest'anno visto. A differenza del Barcellona sta a fa Messi solo lui. Messi. Non è la squadra. No, mi hai detto poco. Sì, beh, però purtroppo ce l'hanno loro e quindi infatti, bisogna tenerne conto di questo è evidente. Però è vero quello che dici, cioè è vero che quest'anno il Barcellona è molto meno squadra del passato. È una squadra che non riesce ad attaccare facilmente da sola, perché ha bisogno sempre dell'ispirazione di qualcuno. È una squadra che non ha risolto il grande problema che si è creato con la cessione forzata di Neymar. Ha cambiato sistema di gioco sostanzialmente, perché il Barcellona gioca 4-4-2 adesso, e a seconda del partner che riesce a trovare per l'attacco poi sposta qualche pedina, ma sostanzialmente giocano con Messi e Suarez di punta, 4 centrocampisti e 4 difensori. È una squadra che non riesce ad attaccare più senza soluzione di collettività come faceva prima, lo fa molto, molto al Camp Nou, molto meno in trasferta. In trasferta è una squadra, l'ho vista in difficoltà quasi sempre quest'anno. È un pronostico chiuso. Io ieri ne parlavo, ieri del 95%, lo ribadisco, il 95% è un pronostico a Roma sensato in questo tempo. È un pronostico sensato, però quel 5% te lo devi coltivare con attenzione, perché la Roma sa preparare benissimo le partite. La dimostrazione è stata proprio con lo Shakhtar Donetsk, una partita, tutti abbiamo detto questa frase, che abbiamo capito essere una stupidaggine, poi anch'io l'ho detta: difficilmente la Roma riesce a vincere le sue partite 1-0 con lo Shakhtar, e quindi tutti pensavamo ci vorranno almeno 3 gol. La stupidaggine soprattutto quest'anno mi pare 6 o 7 1-0 ha fatto il campionato. Sì, no, nel senso sì, l'ha fatto un 1-0 quando
dovevi vincere e ti bastava la vittoria, sapendo che hai, diciamo così, l'obbligo dell'1-0, perché significa non prendere gol. Dici, oddio, con la difesa della Roma, con qualche difficoltà. E invece la difesa della Roma ha confermato di essere un reparto solidissimo, la fase difensiva, tanto che io sono convinto che se ci fosse stata, diciamo, a tre giocatori invertiti, e non parlo di tre giocatori che fanno la differenza, parlo di Fazio, Manolas e Alisson al posto di Rakitski, Ordez e Piatov, la Roma sarebbe stata eliminata e lo Shakhtar sarebbe ai quarti di finale, perché noi abbiamo dei signori difensori. Ricordo a un passano, ogni tanto mi piace farlo, che Fazio non poteva giocare a difesa 4, si era lungamente dissertato quest'estate su questa facezia. E dico che la Roma si deve coltivare questo 5% di possibilità, perché c'è. Ci sono dei sentieri, ecco, diciamo che il Barcellona c'ha un'autostrada verso la semifinale, la Roma c'ha qualche sentiero un po' nascosto, che se riesce però a imboccarlo, quello giusto, a imbroccare la strada giusta, può darsi pure che qualche soddisfazione te la prenda. Caro Daniele Lomonaco, è evidente che sia sulla carta ingiocabile Barcellona-Roma, allora ti chiedo, chiaramente con un congruo anticipo, poi a ridosso della partita l'analizzeremo meglio, però ti chiedo dove la Roma può cercare di sfruttare quel 5%? Ci sono dei fattori. Uno... Ti sentiamo male, Daniele? Stiamo perdendo piano piano. Non lo sentiamo più adesso. No. In Daniele, realtà... sì. Eccoti, ecco. Adesso meglio. Non vi spostate con la radio, per favore. No. Chiediamo scusa. Vabbè, scusa. È Piero che non si sta fermo. Questo è la voccione. Dicevo che l'organizzazione difensiva del Barcellona quest'anno non è precisa, secondo me. Soffrono moltissimo alcune situazioni particolari. Io credo che se la Roma saprà giocare compatta e poi uscire con il palleggio, sia centralmente sia esternamente con dei cambi di gioco, si trova spazio per andare ad affrontarli poi nell'uno contro uno. Sergio Roberto l'ha detto prima Piero, ha perfettamente ragione, lo condivido, è uno che lascia qualche cosa agli avversari a volte e non hanno risolto il problema, tanto che hanno deciso di puntare su di lui anche quest'anno dopo aver cercato una serie di alternative. Bruno Perez gli può interessare, secondo te? Magari, no? Ma guarda, io penso che loro hanno comunque riaccettato e sono tornati a lavorare con Malen, che l'anno scorso con la Roma ha avuto grossi impacci quando ha giocato, quando ha avuto l'opportunità di giocare, e diciamo che nessuno l'ha rimpianto. Lì ogni tanto entra pure, insomma, ha giocato anche qualche partita di titolare. Umtiti si è fatto male, in quel periodo ha giocato lui. Mancherà Busquets all'andata e questo è, e addirittura forse potrebbe mancare anche al ritorno, e questo è un altro piccolo vantaggio che la Roma si può prendere. E poi su Messi non ti devi inventare niente, cioè Messi non c'è da inventarti cose. Messi devi cercare semplicemente di impedire che gli arrivi il pallone quando è in una zona, diciamo così, calda, no? Quando è più vicino alla porta o quando è a 20 metri, 30, 25 metri dalla porta. Se la prende a metà campo lo puoi lasciare prendere la palla, tanto è inutile andarla a prendere lassù. Prima devi cercare qualche volta di essere con le maglie molto più strette del solito, perché se prende la palla e si punta è finita. Io ieri dicevo, questa battuta che ho fatto, quando la battuta, insomma, un pensiero che ho avuto nel momento appena cominciato, ho visto Messi partire da solo contro 6 e vedevo che quando parte con le gambe, dico, dove va adesso? Perché sì, ok, ti sentiamo male, però, Daniele. Chiedo anche a Matteo se riusciamo a sistemare il collegamento con Daniele, perché lo sentiamo proprio male. Non lo sentiamo proprio più, tra l'altro. Sì, lo stiamo perdendo. Almeno per il saluto, cerchiamo di riprendere Daniele Lomonaco del Romanista. Evidentemente
in un punteggio, in un pronostico, in un sì, in un pronostico così bloccato a favore di una delle due squadre, affinché si verifichi qualcosa di diverso rispetto a quello che tutti tranne i peruatori pronosticano, serve che da una parte ci sia la perfezione e dall'altra no, perché a parità di perfezione evidentemente il Barcellona passa sulla Roma, ma come passerebbe sul 90% delle squadre. Il problema è che sono due partite, magari una partita possono sbagliare loro due, faccio fatica proprio. È però quello. Eccoci Daniele. Sì, ecco. Eccoci qua. No, dicevamo a chiudere il tuo concetto, sì, perché ti abbiamo perso proprio alla fine, e poi l'ultima considerazione insieme. Sì, no, appunto, stavo dicendo che maglie strette per evitare appunto che Messi possa avere troppo spazio per partire, ma senza, io non credo a Gabbi a posizioni particolarmente dedicate di qualcuno, perché altrimenti la Roma si snaturerebbe, ripeto. È chiaro che più li metti in difficoltà, secondo me il Barcellona lo mette in difficoltà se appunto giochi come sa giocare la Roma e come ha giocato a Napoli, sapendo che nei momenti in cui c'è da soffrire si sa abbassare con le linee, ma normalmente li devi andare a prendere anche alti, perché se gli levi la palla lì gli può far male, perché le occasioni e i giocatori per farlo ce li hai, per cui cioè io me la vado a giocare tranquillamente, sapendo che, ti ripeto, quel 5%, come dicevamo prima, qualche concreta possibilità te lo dà. E va onorato soprattutto. Grazie a Daniele Lomonaco del Romanista. Ciao Daniele. Grazie a voi, ciao Piero. Ciao Daniele. No, ciao.